Buon pomeriggio e benvenuti anche oggi all'appuntamento settimanale con Il Punto. Oggi faremo appunto il punto su diverse tematiche. Ospiti della puntata saranno la scrittrice Marinella Fiume, il sindaco di Zafferana Etnea Salvo Russo, Daniele Marino di Zafferana Etnea che porta avanti la sua lotta per il riconoscimento dei diritti della figlia nata con una malattia congenita e ancora la scrittrice, ma prima di tutto giornalista Grazia Calanna con l'editore Alfio Grasso, l'illustratrice Giovanna Marchese e l'attore Eugenio Patanè. E poi parleremo anche in questa puntata di trasporti pubblici con Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Siciliani, Giovanni Russo, presidente dell'Associazione Ferrovie Siciliane e Roberto Di Maria di Palermo in Progress. Non potevamo però iniziare la puntata di oggi se non ricordando quello che accadde 28 anni fa. Ricorre infatti oggi l'anniversario della strage di Capaci a 28 anni, appunto il 23 maggio del 1992. 400 grammi di 400 kg di tritolo facevano esplodere Giovanni Falcone e in un attentato. Appunto, ad opera della mafia. Con lui moriva anche la moglie, Francesca Morvillo, e gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Noi lo vogliamo ricordare con, un contributo video. Faceva frio, l'amore si innava aiuto e la sua vita asciutta, ma un pozzo senza fondo. Io non capisco quanto corriavolo, era solo e stanco di spaldare sciato e che vento. Quanto vento, dimmi che ti ho aperto, dimmi che ti serve ora. Ma voglio scordare sto sangue per sempre, a mia voce sana. E fa così che ci disse va bene, non posso più campare, ma lasciale ascoltare. Conti, gioia e pari, più sempre calma. Questo era il trailer di La mente e il cuore, un film del 2011, la cui sceneggiatura è stata scritta da Marinella Fiume, è stata sì, scritta da Marinella Fiume e da Marcello Mazzarella per la regia di Marco Grisafi. Noi abbiamo appunto in videocollegamento Marinella Fiume e a lei vogliamo. Buonasera, Marinella Fiume. Grazie, grazie a voi, buonasera.
Allora, professoressa, lei, noi vogliamo affidare proprio il ricordo, di Giovanni Falcone e di questa giornata appunto particolare, proprio perché, ricorre, l'anniversario della strage di Capaci. Ma è passato un po' di tempo da quando la società civile si è impegnata in azioni dimostrative nella piazza all'indomani della strage di Giovanni, di Francesca, dei ragazzi della scorta. La piazza capì immediatamente che le responsabilità non erano soltanto della manovalanza mafiosa, ma probabilmente c'erano coperture anche ad alto livello di istituzioni, di singoli personaggi delle istituzioni. Erano gli anni in cui c'era anche stata Mani Pulite da poco, e quindi le piazze, i cittadini decisero di ritirare la delega ai partiti e forse persino ad uno Stato che non sapeva tutelare gli uomini, i servitori dello Stato stesso. E decise di scendere in piazza in prima persona. Nacquero i comitati dei lenzuoli contro la mafia, la gente come fa oggi, perché oggi un modo per ricordarlo è appunto quello di appendere queste lenzuola al balcone. La gente fece diventare il lenzuolo quello che simbolicamente aveva coperto i cadaveri di queste vittime innocenti ed eroiche, come un grido di battaglia. Riprendiamoci il nostro ruolo, siamo noi i protagonisti, non ci possiamo fidare di nessuno. E peraltro il risultato dei processi ad Andreotti, il risultato di tutto l'iter della trattativa mafia-Stato dimostra come i cittadini veramente non sappiano più di chi fidarsi. E allora bisogna tornare a quell'impegno, ma soprattutto bisogna riprendersi la memoria che è nostra, che è della società civile, che è delle piazze. È un modo per riprendersi la memoria e appunto non dimenticare, perché questo messaggio venga trasmesso alle giovani generazioni. Il senso di questo filmato era appunto questo. Siamo stati così fortunati ad avere un dono, il dono che veniva da Giovanna Con Fiume, mia Giovanna sorella. Fiume, Sì, che insegna all'Università di Palermo, che aveva fatto una meravigliosa intervista a Giovanni Falcone e che donò a me, in quanto presidente dell'associazione Fiume Freddese Anti-Racket, AFA, donò questa preziosissima cassetta. Cosa fare della voce di Giovanni, che dopo la strage, a distanza di anni, perché il docufilm è del 2011, ritornava a noi con una lezione di vita importantissima. E allora ho ideato questa sceneggiatura. Abbiamo poi pensato, insieme ai soci dell'AFA, di farne un filmato e avendo contattato questo grande attore che è Marcello Mazzarella, che è stato, tanto per dire, il protagonista del film sul Placido Rizzotto, il quale ha detto: che parte mi fate interpretare? E noi abbiamo detto: la parte di Giovanni Falcone. E lui ha detto: ah, va bene, allora vengo gratis. Poi naturalmente ci sono state le spese per i tecnici, eccetera, e c'è stato l'aiuto anche da parte della Regione Sicilia. Insomma, quella voce è salva. E in quella intervista Giovanni Falcone ci dice:
perché la mafia, e ci dice come fare per allontanarci da questa mentalità che in fondo è un fatto culturale che permette poi su questo fatto culturale di innescare fenomeni criminali tipici della mafia che insegue solo una cosa, il denaro. La colonna sonora, peraltro, è Upatto Cu Diavolo ed è stata realizzata da Agata Lo Certo ed eseguita da Giuseppe Cucè. Giuseppe Cucè ed Agata Lo Certo. La colonna sonora è, secondo me, bellissima perché si intitola Upatto Cu Diavolo, in quanto Giovanni Falcone, che muore, lascia però questa voce e prima di morire fa questo patto. Il diavolo gli dice: ormai sei condannato a morire, e lui dice: va bene, però ti chiedo una cosa, almeno di non farmi dimenticare. Ecco, io credo che di questa memoria ci sia veramente tanto bisogno. È una canzone bellissima, sia come testo che come musica che come esecuzione. In chiusura, dottoressa, oggi il presidente Mattarella, ricordando Giovanni Falcone, ha detto che appunto la mafia ignorò la forza dell'esempio di Falcone e Borsellino, peraltro, che poi insomma morì il 19 luglio a distanza di poco tempo. Cosa possiamo dire oggi a 28 anni di quell'esempio? Ma possiamo dire che gli esempi vanno coltivati e vanno seguiti. E che i cittadini sono spesso disillusi perché vedono come chi li dovrebbe rappresentare in realtà questo esempio non lo segue, e che spesso sono tutti lì nelle prime pagine, nelle commemorazioni ufficiali, ma poi l'agire e l'operato quotidiano non rispetta certo questo esempio. Ma il rimprovero non va soltanto a loro, va anche a tutti noi. Io credo che queste vittime le abbiamo sulla coscienza tutti quanti. Le abbiamo sulla coscienza tutti quanti quando aggiungiamo ai carrozzoni, quando non esprimiamo un voto consapevole, quando diventiamo clienti di questo o di quest'altro, quando chiediamo il lavoro come un favore mentre è un diritto, quando pensiamo solo al nostro orticello e non pensiamo al senso complessivo della comunità. Ma nessuno può salvarsi, mi pare che lo dicesse anche il Papa ora, nessuno si salva da solo, e quindi o è una coscienza collettiva generale oppure veramente non c'è salvezza. Grazie Marinella Fiume per grazie a te Rita, lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e buon pomeriggio, buon fine settimana, grazie. Grazie anche a voi. Adesso cambiamo argomento e andiamo a collegarci con il sindaco di Zafferana Etnea, Salvo Russo. Fotografia e facciamo un buonasera, posto. Sindaco. Sindaco, non so se ci sente. Non ci sente. Adesso riproviamo il collegamento col sindaco Russo. Appunto, con lui oggi torneremo sull'argomento del 5G. Nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, avevamo parlato del gruppo Facebook nato per protestare anche a Zafferana Etnea contro il 5G, e poi insomma faremo una panoramica
degli interventi che sono stati svolti durante la fase 1 dell'emergenza Covid-19 e parleremo anche ancora una volta del terremoto del 26 dicembre del 2018 che ha visto Zafferana gravemente colpita. Quindi riproviamo il collegamento col sindaco Salvo Russo. Sì. E c'ho l'intervista qua, e non c'ho l'intervista qua alle 3:30. In onda, ma forse non ci sente. Ok, ciao. Non lo so. Sindaco Russo? Sindaco in onda? Ce l'abbiamo fatta. Sindaco in onda, noi abbiamo sentito un po' anche della sua telefonata nel frattempo e non ci sentiva forse. No. Allora. Ho anticipato i temi della nostra chiacchierata e in apertura commentiamo, ho detto che nelle scorse settimane avevamo parlato con un rappresentante del gruppo Facebook Stop al 5G nato appunto anche a Zafferana Etnea e le viene in qualche modo contestato che l'amministrazione, cioè che lei non abbia fatto un'ordinanza appunto contro questo 5G. Come risponde a questo? Allora, a Zafferana, dai dati in nostro possesso, noi non abbiamo ancora, non c'è installata alcuna antenna 5G. Fra l'altro questo è un argomento molto delicato, dove secondo me anche nelle decisioni da prendere non bisogna improvvisarsi esperti in tutto. Nel senso che se effettivamente le onde 5G dovessero far male alla gente, noi immediatamente ci adopereremo per prendere tutti i provvedimenti utili e compacenti. Ad oggi anche questi studi non sono degli studi chiari, se non sbaglio dei più 7.900 comuni italiani, poco più di 300 comuni hanno adottato delle ordinanze contingibili e urgenti con riferimento al divieto dell'installazione delle antenne 5G. Ma ripeto, a Zafferana noi non abbiamo alcuna antenna 5G installata nel nostro territorio e nessuna richiesta è stata effettuata da parte delle più importanti compagnie di telefonia o d'altro per l'installazione di antenne di tipo 5G. E appunto nelle scorse settimane l'intervista a cui mi riferivo era stata fatta a Daniele Marino, che è uno dei rappresentanti di questo gruppo, ma siccome insomma avremo dopo collegato in videocollegamento anche il signor Marino, volevo insomma che lei facesse un accenno anche alla situazione del signor Marino, che più volte ha lamentato in qualche modo riguardo invece alla sua situazione, quindi non più parlando di 5G, alla situazione nota, il fatto della sua lotta che sta portando avanti per far riconoscere l'invalidità della figlia nata con una malattia congenita, e più volte ha detto che le istituzioni, l'amministrazione, insomma, l'ha lasciato solo. Anche su questo punto è una questione particolarmente delicata, dove interviene l'INPS, dove interviene il medico, dove intervengono i medici, gli specialisti, il sindaco in generale, l'amministrazione non può sostituirsi al parere degli esperti. Io so di tantissimi altri casi di gente che ha la medesima patologia e alla quale l'INPS non riconosce alcun sussidio. Queste sono delle questioni prettamente privatistiche che coinvolgono il signor Marino con l'Istituto di Previdenza Sociale, che è l'ente abilitato a riconoscere eventualmente l'invalidità e eventualmente risarcire o perlomeno garantire un assegno periodico nei confronti dell'invalido. È una questione molto delicata, mi sembra un po' troppo semplicistico scaricare sulle istituzioni alcune situazioni di natura personale. È importante anche qua affidarsi a quelli che sono gli enti preposti e alle competenze dei soggetti preposti.
Bene, cambiamo argomento. Parliamo di quello che sta, diciamo, di quello che l'amministrazione invece ha messo in atto durante la fase 1, la fase emergenziale, come sappiamo, della pandemia, e cosa si sta facendo ora, insomma, in questa fase 2. Allora, durante la fase 1, io come tantissimi colleghi ci siamo attivati tempestivamente. Già a partire dal primo DPCM, nei giorni successivi abbiamo ovviamente chiuso gli uffici e tutti gli spazi pubblici. Abbiamo garantito attraverso la collaborazione della Misericordia e della Protezione Civile la distribuzione dei medicinali e dei beni di prima necessità a favore degli invalidi e a favore delle persone anziane. Già a partire tra marzo e aprile abbiamo effettuato due operazioni di sanificazione del territorio e nei prossimi giorni avvieremo una terza operazione di sanificazione di parte del territorio grazie alla collaborazione dell'esercito. Nel mese di aprile abbiamo distribuito alle famiglie, grazie a una donazione ricevuta da un nostro concittadino, tutte le mascherine con una distribuzione porta a porta. Ultimamente abbiamo garantito la distribuzione delle mascherine che ci sono state date dal Dipartimento regionale della Protezione Civile. Da qualche giorno che si sono allentate le misure di prevenzione e di sicurezza, siamo entrati nella fase 2. Abbiamo già predisposto l'apertura di parchi, dei giardini, del nostro cimitero comunale. Da ieri è stato il primo giorno in cui si è svolto il mercato cittadino del venerdì. Stavo predisponendo la nuova ordinanza perché stamattina la circolare numero 19 del 23 maggio del 2020, proprio di stamattina, autorizza la possibilità di aprire nei comuni a vocazione turistica tutte le attività commerciali, escludendo da questa apertura solo ed esclusivamente gli outlet e i supermercati. Perciò il rincorrersi delle norme, dei provvedimenti, mette anche a noi sindaci, diciamo, a dura prova, nel senso che siamo chiamati sempre ad adeguare i provvedimenti nazionali e i provvedimenti regionali alla nostra realtà territoriale. Speriamo che durante questa fase 2, dove man mano si torna alla normalità, ogni cittadino comunque mantenga il buon senso e soprattutto quando si muove, entra negli uffici pubblici, entra nelle attività commerciali, sta in luoghi affollati, mantenga sempre la distanza di sicurezza e la mascherina. Un altro argomento che spesso, diciamo, che tocca Zafferana Etnea è l'argomento terremoto. L'ultima scossa sismica a Zafferana Etnea risale proprio al 17 marzo del 2020, ma chiaramente il terremoto che ha fatto dei gravi danni a Zafferana Etnea è quello di Santo Stefano, quello del 26 dicembre del 2018. A tal proposito, come si sta agendo, insomma, a che punto siamo, le pratiche? Sì. A Zafferana viviamo in un territorio sismico e siamo abituati durante l'anno a subire e a sentire i terremoti. Certo, ovviamente il terremoto gravissimo che ha colpito la mia comunità è quello del 26 dicembre del 2018. Dove più di 1.300 immobili sono stati dichiarati inagibili. Qua la ricostruzione cammina su un doppio binario, un binario, quello del cosiddetto articolo 6 per i danni lievi fino a 25.000 euro, la cui gestione anche dal punto di vista economico è demandata alla Protezione Civile, invece l'altro binario, quella della ricostruzione più pesante, che è demandata alla struttura commissariale. Noi come Comune di Zafferana abbiamo ricevuto 406 istanze di ricostruzione con riferimento alle pratiche per la ricostruzione cosiddetta leggera, mentre tutte le altre presumibilmente saranno deviate nella struttura, saranno di competenza della struttura commissariale. Con riferimento alle pratiche, alle pratiche dei 25.000 euro, già un 250 risultano già istruite e parte di queste sono state già liquidate, cioè praticamente i cittadini hanno ottenuto già i soldi, hanno iniziato a ricostruire i propri immobili, alcuni di questi sono tornati anche a casa.
Alla ricostruzione privata si aggiunge la ricostruzione pubblica, perché alcuni edifici pubblici sono stati gravemente danneggiati dal terremoto del 26 dicembre 2018. Da questo punto di vista abbiamo fatto tanto, da poco abbiamo iniziato anche i lavori nella Palazzina Liberty, che è la palazzina storica all'interno del nostro parco comunale, che sarà destinata ad accogliere l'ufficio tecnico preposto per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018. Su questo apro una parentesi, grazie a un provvedimento del commissario che è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di Santo Stefano, il Comune di Zafferana potrà assumere 17 fra tecnici amministrativi con contratto a tempo determinato. Noi già nel mese di febbraio avevamo bandito il concorso, poi tutto si era bloccato a causa del Covid. Nei prossimi giorni sbloccheremo praticamente l'iter amministrativo e pensiamo tra metà giugno e fine giugno di iniziare ad effettuare le prove preselettive per l'assunzione di questi nuovi, di questi 17 nuovi dipendenti comunali a tempo parziale, che avranno il compito esclusivo di occuparsi di ricostruzione di terremoto. Bene, e in chiusura, Sindaco, parliamo anche di eventi estivi. Si faranno, non si faranno? L'estate zafferanese era nel territorio un'estate particolarmente attesa, cioè il cartellone, ecco, dell'estate zafferanese. Ci sarà qualcosa, ecco, in che modalità si svolgerà? Guardi, noi prima dei provvedimenti che bloccavano in buona sostanza tutta la vita di ogni cittadino, per motivi giusti, che erano quelli a impedire il diffondersi della pandemia, già agli inizi di marzo stavamo già definendo il calendario della nostra stagione estiva. Purtroppo ad oggi l'unica certezza che abbiamo è quella che non abbiamo certezza, nel senso che non sappiamo fino a che punto potremmo garantire le attività di etnescena. Qualche apertura c'è stata nella lettura dei nuovi provvedimenti che sono stati emessi. Le faccio un esempio: a Zafferana noi abbiamo il nostro teatro all'aperto, che potenzialmente potrebbe ospitare fino a 2000 posti. La norma ci impone che gli spettacoli pubblici all'aperto non possono superare i 1000 spettatori, ma bisogna sempre garantire la distanza di sicurezza di un metro. Perciò il numero di 200 posti verrebbe ridotto perlomeno ad un quarto. Perciò sarà fondamentale nei giorni successivi capire fino a che punto potremo organizzare l'attività di etnescena e come poter organizzare l'attività spettacolistica nel nostro anfiteatro, garantendo sempre sicurezza, garantendo sempre distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine. Bene, allora noi speriamo, insomma, di poter godere degli spettacoli nel bellissimo anfiteatro di Zafferana Etnea. E la ringrazio per essere stato con noi, per averci dato questi aggiornamenti, appunto, su diversi argomenti, e speriamo, insomma, di ritrovarci con notizie positive. Grazie, grazie a Salvatore Russo. Grazie, grazie. Buonasera. Adesso cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare con quattro ospiti, che però avremo, insomma, in maniera scaglionata, perché si parla adesso di un libro per l'infanzia, Il Gatto Figaro, che è veramente una piccola perla, scritto ideato da Grazia Calanna, che è una giornalista e che io, insomma, in questa occasione presento come giornalista e scrittrice, ma Grazia Calanna è prima di tutto una giornalista. Io do il benvenuto a Grazia, buonasera. Buonasera a te, Rita, buonasera a tutti e alla regista anche. Ti sentiamo un po' male, grazie. Forse devi abbassare un po' l'audio. Provo, adesso come va?
Adesso va meglio. Se vuoi mettere le cuffie, se per caso hai le cuffie, probabilmente ti sentiamo anche meglio. No, non ce le ho. Non ce le hai, ok. Vabbè, se poi vi lascio, le cerco, magari nel frattempo vuoi salutare l'editore? Sì, poi vai a cercarle così intanto invece finisco di presentare te. Allora, Grazia Calanna è appunto giornalista dal 2001, collabora con il quotidiano La Sicilia, e per La Sicilia appunto cura la rubrica di poesia Ridenti e Fuggitivi, mentre dal 2007 dirige il periodico culturale L'Estroverso, e soprattutto per L'Estroverso che si occupa di poesia. Grazie, hai trovato le cuffie oppure? No, non mi sono mossa perché mi hai detto che stavi presentando, quindi no, non no, mi no, sono mossa. Puoi andare, io intanto. Quindi, dicevo, Grazia Calanna si occupa prevalentemente di poesia, di arte, cultura e spettacolo. E, con lei, in collegamento adesso, abbiamo anche Alfio Grasso. Buonasera Alfio Grasso, vediamo se lui ci sente. Buonasera a tutti. Buonasera, ok. Io vi sento, voi mi sentite? La sentiamo, sì. Allora, Alfio Grasso è appunto un editore, fiore all'occhiello dell'editoria siciliana, e con lui diciamo sono tanti gli autori anche di risonanza nazionale di cui pubblica. E la sua casa editrice adesso si è trasferita a Zafferana Etnea, proprio per, è corretto, giusto per rimanere insomma in tema zafferanese, però lei è originario di Via Grande, se non erro. Sì, sì, in realtà faccio una precisazione, nel senso che la casa editrice ha sede legale a Via Grande, ha un'unità locale, insomma la sede operativa a Zafferana, quindi doppia sede, ecco. Via Grande e Zafferana. Benissimo. Allora, io mentre Grazia diciamo, recupera le cuffie, le chiedo intanto come mai un editore decide di scommettere in un libro per l'infanzia? Beh, io credo che la letteratura per l'infanzia sia assolutamente importantissima, è alla base della formazione, diciamo che è un po' come sono importanti le prime fasi, i primi passi, diciamo, della scuola, così sono importanti anche le prime letture. Sono importanti perché in qualche maniera formano quelli che sono i gusti dei giovani lettori, ma soprattutto hanno una, come dire, una forza a livello di formazione, a livello pedagogico molto importante, e sicuramente lasciano e devono lasciare, la letteratura dell'infanzia in generale deve lasciare dei messaggi assolutamente positivi e costruttivi anche per le nuove generazioni, perché sappiamo bene che rappresentano il nostro futuro, ecco. Per l'appunto lei ha una collana che si chiama proprio Il Bruco, che è dedicata a, appunto a storie per l'infanzia. Letteratura per bambini. Sì, sì, diretta da Rossella, che è stata una delle prime collane, insomma, con la fondazione della casa editrice, una delle prime collane create, insomma, nata, è stata appunto questa, proprio perché sin dall'inizio abbiamo deciso di dedicare molta attenzione a questo genere letterario. Bene, allora, Grazia Calanna, vediamo, prova di nuovo a parlare, Grazia. Benvenuti e grazie. Ok, spero adesso ti sentiamo benissimo. Perfetto. Sono contenta. Allora, Grazia, intanto come nasce appunto l'idea di fare una favola reale? Grazie per l'appellativo favola reale, è perfettamente calzante, perché in realtà questa favola è ambientata in dei luoghi che esistono realmente. E la mia speranza, l'auspicio è che i ragazzini, con i genitori, con gli amici, con gli zii, con chi desiderano, possano andare alla scoperta di questi luoghi che sono indicati all'interno del libro.
L'idea è nata insieme alla maestra Giovanna Marchese, che dopo avremo il piacere di ascoltare, all'interno di un laboratorio che ho tenuto per i piccoli studenti dell'Istituto Fava di Mascalucia. Ci ho impiegato 7 anni a decidermi, ma poi alla fine ce l'ho fatta. Ero un po' sempre molto titubante, molto incerta, però mi fido moltissimo del nostro editore, che, come hai ben detto, è davvero uno degli editori più prestigiosi che abbiamo in Sicilia. E quindi poi alla fine, se un editore serio decide di pubblicarti, ti dà fiducia, perché chiaramente si teme molto il giudizio dei piccoli, è quello che ci spaventa di più. Alfio Grasso, il libro è stato presentato una prima volta, poi necessariamente ci si è dovuti fermare appunto per il lockdown. Come sta procedendo comunque? Come sta avanzando questo libro in ogni caso? Beh, devo dire che nonostante i 2 mesi abbondanti e il periodo che ancora purtroppo stiamo continuando a vivere, come dico sempre, la nostra attività, quella dell'editoria, fondamentalmente non si è mai fermata, perché oggi con i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione è possibile acquistare libri da casa in qualunque momento. E questo, ringraziando il cielo, è riuscito, diciamo, ecco, a garantirci in qualche maniera di continuare ad esserci anche durante la quarantena, anche perché la lettura è importante e finalmente ci siamo resi conto che i libri sono assolutamente un bene di prima necessità, perché servono per la nostra anima, per la nostra mente, per il nostro cuore, servono per noi, per vivere. E devo dire che nonostante la quarantena, il gatto Figaro ha continuato a muovere i suoi passi, a camminare, sebbene ancora gran parte dell'attività promozionale dovrà svolgersi. Ma nonostante ciò, il gatto Figaro ha trovato il suo spazio e sta procedendo il suo cammino. Assolutamente sì, e in maniera decisamente positiva. Bene, prima di andare avanti, vediamo allora un contributo video perché è proprio un frammento tratto dal Gatto Figaro letto, interpretato dall'attore Eugenio Patanè sulle tavole, insomma, dell'illustratrice Giovanna Marchese. Sono un pelosetto furbetto con 2 occhi smeraldi, il mantello morbidissimo, le vibrisse lunghe e robuste. Sono nato alle prime luci dell'alba di una tiepida giornata estiva, ad accogliermi in un'antica cascina del parco dell'Etna, nei pressi del plurimillenario castagno dei 100 cavalli, un tripudio di amici e parenti. I miei genitori, mamma gatta e papà gatto, appassionate di filosofia e musica lirica, hanno deciso di chiamarmi Figaro. Entrambi credono che nel nome di ognuno c'è scritto il destino e sperano che io diventi intraprendente e fortunato come un famosissimo barbiere soprannominato il factotum della città. Allora, questa era appunto la nascita di Figaro, grazie. Sì, sono qui. Allora, intanto dicevo, come nasce l'idea di questo personaggio, proprio nello specifico, proprio perché di un gatto? Allora, perché di un gatto? Perché amo moltissimo i gatti. Nella mia fantasia ne ho sempre immaginato uno che, devo dire, per prodigio poi è arrivato quasi in simultanea con Figaro. E poi perché andavo spesso al Teatro Bellini di Catania ad ascoltare la musica lirica con una cara zia che adesso mi ha lasciata e quindi pensavo di coniugare le due cose proprio per avvicinare i ragazzini allo studio e alla conoscenza, più che allo studio, alla conoscenza del bel canto, ma anche alla conoscenza, come dicevo prima, del territorio, perché credo che sia importantissimo avere coscienza, consapevolezza dei luoghi che ci accolgono, e quindi sentirsi un po' a casa, come accadrà,
ma non svelo nulla, a Figaro, un po' più avanti nel racconto, è che sicuramente avere consapevolezza di dove siamo e di come abitiamo i luoghi che ci accolgono ci può davvero essere di grande aiuto. E infatti nel libro ritroviamo poi anche delle schede, appunto non solo vengono sottolineati proprio nel racconto i luoghi, ma poi in queste schede proprio vengono spiegati questi luoghi, quindi per chi volesse poi andare a visitarli, anzi è proprio un invito per portare anzi i più piccoli alla scoperta del nostro territorio. Assolutamente, certo. Non le svelo tutte le zone che andiamo ad indicare, però sicuramente la più simpatica ed esiste davvero è la Grotta del Gatto, che poi è la grotta dove Figaro andava a studiare, perché studiava e aveva tutta una serie di spettatori che poi sono un po' gli animaletti che popolano i nostri boschi e che lo esortavano a fare sempre meglio finché accadrà quello che accadrà, e non vado a svelare tutta la storia. Non lo anticipiamo. Alfio Grasso, ci sono quindi degli eventi in programma, delle presentazioni a questo punto, dato che insomma adesso ci si sta muovendo per ripartire? Beh, allora, se parliamo del Gatto Figaro, sicuramente ne avevamo alcune in programma che sono state sospese, rimandate, sicuramente Zafferana. Io qui chiedo conferma sempre all'autrice, però credo di poter dire serenamente Zafferana, ma poi ancora Catania, sicuramente un tour siciliano il Gatto Figaro lo farà senz'altro, ecco, quindi parliamo anche di Messina, Palermo, Siracusa, ma questo chiaramente quando sarà possibile. Fino ad allora utilizzeremo i mezzi a nostra disposizione, quindi ci vedremo spesso sul web, questo senz'altro. Per quanto riguarda gli altri libri, fondamentalmente la risposta è uguale, ecco, per il momento attendiamo. Come dico sempre, questo è un momento in cui bisogna aspettare e resistere, è la cosa più importante, ecco. Grazie. Una cosa molto bella, importante, che possiamo anticipare, è il fatto che questo libro è stato anche attenzionato dall'UNICEF. Sì. Questo era uno degli appuntamenti che, come ha detto giustamente Alfio Grasso, è stato sospeso. Ti ringrazio di averlo ricordato, Rita. Avevamo infatti in programma di presentare il Gatto Figaro insieme all'UNICEF, e parte del ricavato, d'accordo con l'editore, lo avremmo lasciato per una giusta causa che poteva in qualche modo... Lo lasceremo per una giusta causa che avrà come protagonisti i bambini, ovviamente. Avremmo dovuto presentarlo a Noto, nell'ambito del Festival della Bellezza di Noto, diretto da Luisa Mazza, e purtroppo è stato semplicemente sospeso. In qualche modo riusciremo sicuramente a farlo zampettare ovunque, come ha detto Alfio, e quindi anche sicuramente a Noto con l'UNICEF, ma non soltanto a Noto. Bene, Alfio Grasso, un commento in chiusura e poi invitiamo l'altra ospite. Beh, io non posso che ringraziare intanto voi per l'attenzione che ci avete dato, e chiaramente grazie per il lavoro assolutamente bellissimo che ha fatto con il Gatto Figaro. Io devo dire che grazie, l'ho conosciuta qualche anno fa, in una cena con amici che mi piace salutare e citare, che sono Orazio Caruso e Maria Rita Pennisi, anche loro autori e collaboratori di Algre Editore, e ci siamo conosciuti parlando di poesia, inaugurando un progetto poetico che era appunto il quadernetto di poesia contemporanea, e poi dalla poesia ci siamo spostati a una poesia diversa, che è quella appunto della favola, del racconto per bambini, e parliamo del Gatto Figaro da tanto tempo, e quando poi mi ha consegnato il prodotto devo dire che tutto il tempo è valso, perché è un prodotto veramente ineccepibile, fantastico, bellissimo, lo so che sembra brutto che io editore dica questo, però credetemi, in questo caso non lo dico da editore, lo dico semplicemente da lettore e da papà. Ecco, è un libro che io comprerei certamente al mio piccolo Giorgio, assolutamente sì. Quindi grazie, grazie
perdonami il gioco, però grazie davvero per tutto e grazie ancora a voi. Grazie ad Alfio Grasso, al GRA Editore e buonasera. Buonasera a tutti. Invece diamo intanto il benvenuto a Giovanna Marchese. Buonasera Giovanna Marchese, ci sente? L'audio. Oggi la linea fa un po' i capricci. Ci sono, non la sentiamo. Intanto sì, fa un po' così. Buonasera. Invito... e saluto Alfio che ho avuto il piacere di sentirlo, grazie per avermi invitato, ecco. Grazie a lei. Allora, Giovanna Marchese è l'illustratrice del libro, e, appunto le tavole che sono state realizzate che accompagnano la scrittura, sono delle tavole con disegni volutamente semplici, o perlomeno volutamente vicini proprio ai disegni dei bambini. Sì, sono state fatte proprio volutamente, proprio vicino al mondo del bimbo. I bimbi colorano e disegnano in un certo modo e io sono entrata un po' perché sono insegnante, perché lavoro da tantissimi anni con i bambini. Loro hanno una caratteristica particolare, disegnano in maniera così semplice, ma è proprio nella loro semplicità che loro esprimono i loro sentimenti. Pertanto, essendo una favola dedicata ai piccoli, con dei valori fondamentali che sono all'interno di queste avventure di Figaro, mi è sembrato più opportuno utilizzare un tratto di matita semplice con dei colori più intensi e più accesi, perché catturano proprio la visività da parte dei bambini. Cioè i bambini sono attratti dai colori e quindi più sono accesi, più sono intensi e più riescono ad accattivare un attimino la loro fantasia, ma nello stesso tempo a sfogliare con più entusiasmo un libro, una storia che in questo caso è, diciamo che un po' è la nascita di Figaro da parte di Grazia, è un po' quei miei sogni messi nel cassetto di poter disegnare per qualcuno, ecco, e quindi diciamo che ci siamo divertite, ecco, ed è stato molto entusiasmante realizzare quanto già è stato fatto e che già conoscete. E quindi a tal proposito vediamo un altro breve video che spiega un altro pezzo cruciale, fondamentale del Gatto Figaro. Sono cresciuto a Pappe e Pappine, opere e operette, è il sogno di cantare in teatro. Credo, come ho imparato leggendo Schopenhauer, che la vita e i sogni sono pagine dello stesso libro. Dedico tutto me stesso allo studio del bel canto, poiché grazie ai miei genitori, come alla creatività di certi miei insegnanti attenti alle mie predilezioni, ho capito che bisogna impegnarsi per riuscire a realizzare i propri desideri. Adesso mi è chiaro che il sapere è un superpotere, perché te lo dico in gran segreto: più sai, più sei imbattibile! Allora, questo era un altro frammento del Gatto Figaro, nello specifico in questo frammento si parla di conoscenza. Grazie. Sì, hai centrato anche questo passaggio fondamentale, ti ringrazio. In effetti Figaro ha un motto che dice: il sapere è un superpotere, più sai, più sei imbattibile. Questo per dire ai bambini che, insomma, se impariamo
dalla nostra curiosità ad attingere il più possibile alle cose che ci circondano, ma anche a guardare oltre quello che ci viene necessariamente proposto da qualcuno, insomma, a diventare un po' delle teste pensanti, sicuramente riusciremo ad essere liberi, come in fondo poteva esserlo, ne parlavamo ieri un po' al telefono, ed è stato bellissimo ieri sera, Rita, diciamolo. Sì. Sovviene Emily Dickinson, no? Questa grande poetessa che stava dentro una stanza e che però è riuscita con la propria immaginazione a descriverci un mondo infinito. Ecco, non fermiamoci necessariamente a quello che vediamo o a quello che ci dicono, ma cerchiamo di sapere coscientemente, consapevolmente. Questo diciamo sempre ai bambini, sia io che Giovanna, perché probabilmente in questo modo riusciremo a mantenerci liberi. Tema di grandissima attualità in questo momento, no? Di arresti domiciliari un po' forzati, tra virgolette. E infatti, appunto, immaginazione, fantasia e conoscenza sono appunto fondamentali per essere liberi, appunto, come hai ben detto, lo dicevamo ieri sera, e proprio in questo periodo che ci ha visti un po' appunto chiusi nelle nostre case, anche i bambini, soprattutto i bambini hanno sofferto, ecco, di questa chiusura, insomma, e il disegno può avere anche una funzione terapeutica, può aver avuto in questo periodo anche una funzione terapeutica, Giovanna Marchese. Ma sì, sicuramente noi sappiamo che i bambini utilizzano dei colori. È in base ai colori che loro utilizzano, capiamo benissimo il loro stato d'animo. Io nel video che voi avete appena mandato mi sono un attimino emozionata, perché ho visto i miei piccoli di prima, ancora prima della DAD, ed è parecchio, noi ci vediamo in videoconferenza tutti i giorni, e vederli proprio in un momento all'interno di una classe mi ha emozionato. Sì, il disegno è fondamentale nei bambini, ma lo è anche per noi adulti. Nei momenti più particolari, quando abbiamo bisogno di esprimere noi stessi, c'è chi magari ascolta musica, c'è chi disegna, e poi su quel disegno si imprimono dei colori che rispecchiano il nostro stato d'animo. Io in questo momento ne sto ricevendo diversi di elaborati da parte dei miei alunni, e dico proprio che ci sono dei colori che sprigionano proprio la necessità che tutto presto possa finire, ecco, andrà tutto bene. Quindi questo desiderio di ritornare alla normalità e di ritornare ad essere liberi come lo eravamo un tempo, ecco. Giovanna Marchese, appunto, è prima di tutto un'insegnante di scuola primaria, e appunto in questo periodo un altro tema che abbiamo spesso toccato è stato il discorso della didattica a distanza. E coi bambini, appunto, in questo periodo, come, cioè, la scuola effettivamente può essere svolta in questa modalità? Purtroppo la DAD è obbligatoria. Sì, viene trasmessa a distanza, noi ci colleghiamo, vengono effettuate le interrogazioni, le spiegazioni. Purtroppo è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, vederci a distanza. Certo, la presenza è fondamentale, però in ogni caso la scuola non si ferma, deve andare necessariamente avanti. Pertanto abbiamo i bambini che ci credono, perché sanno che attraverso la scuola si cresce e si diventa grandi. Per cui lavoriamo a distanza per ora, sperando che a settembre tutto possa ritornare nella normalità. Ecco. Certo, la DAD non è semplice, è abbastanza difficile ed è impegnativa, perché non ci siamo abituati. Però chissà, anche questo ci è servito a farci conoscere, a farci crescere in maniera diversa rispetto a come eravamo prima.
Grazie. A proposito di fantasia, immaginazione e creatività, nel tuo libro, oltre alle schede e al glossario di alcuni termini che spiegano ai più piccoli, appunto, ci sono anche delle pagine vuote in cui si invita a disegnare e a immaginare determinati personaggi o luoghi. Esatto, sì, ho voluto queste pagine, approfitto per ringraziare l'editore della squisita disponibilità, mi ha accontentato su tutto e quindi anche Rossella Grasso che cura questa collana, il bruco che tu hai ben citato all'inizio. Dicevo, ho voluto queste pagine, d'accordo anche con la maestra Giovanna, perché secondo me il discorso del disegno, per la valenza che si è detto poc'anzi, è fondamentale. Quindi, assieme a questo anche il discorso della libertà, secondo me. E il mio desiderio era quello di lasciare un piccolo spazio dentro questo libro per i bambini affinché potessero disegnare o ridisegnare, ancora meglio, Figaro e gli altri personaggi che amano il libro nella massima libertà, perché magari qualcun altro lo preferirebbe che sono nero piuttosto che bianco, piuttosto che grigio o non lo so, con un mantello più o meno morbido, insomma, lasciare loro la libertà di esprimersi anche attraverso il disegno. Questo era l'intento. Bene, io ringrazio e saluto Giovanna Marchese, la ringrazio per essere stata con noi. Ciao. Grazie, Giovanna? grazie a voi, buon lavoro e speriamo di rivederci presto. Grazie per l'invito, è stato un piacere. Grazie a tutti, grazie, buona serata. Grazie a lei, buonasera. E in questa staffetta, al posto di Giovanna Marchese, adesso diamo il benvenuto all'attore Eugenio Patanè. Buonasera, Eugenio. Ciao Rita, ciao a tutti i compresenti, gli internauti, insomma, chi ci Finalmente. sta guardando, finalmente, non vedevo l'ora di entrare. Ciao, grazie. Ciao. Finalmente ci vediamo dopo un bel po' di tempo. E noi ti abbiamo sentito, soprattutto in questa favola, un'interpretazione bellissima, lo dicevo appunto ieri, a Grazia, il fatto proprio di aver attraverso la voce hai saputo, dare vita e materializzare proprio, dare vita a questo, non solo al gatto Figaro, ma ho visto effettivamente, queste tavole, prendere vita nella tua voce. Ecco. Si è bloccato. Ma Troppo di emozionato. connessione, eccoci. Allora, intanto grazie. Diciamo che mi ha colpito moltissimo di tutto il libro, poi vabbè, parliamo meglio. Proprio una frase che Grazia scrive, che fa dire, che è quella in cui il gatto a un certo punto dice. Ho spiegato a perdifiato che ognuno di noi è indispensabile all'altro, tanto più nella diversità del ruolo che ricopre, lo è nella vita come sul palcoscenico. E in effetti quello che dici tu è bellissimo e ti ringrazio, però se io non avessi avuto i suggerimenti scritti e parlati di Grazia Calan, che ha scritto un pregevolissimo libro per i ragazzi, ma non solo, se non avessi avuto sott'occhio le tavole di Giovanna Marchesi, che è bravissima, e se non avessi conosciuto anche l'identità della casa editrice Algra, di Alto Grasso, che ho conosciuto invece io a una, durante la presentazione di un libro, perché prima lui diceva come ha conosciuto Grazia, ecco, non avremmo raggiunto questo piccolo risultato. Perché devi sapere, Rita, che le registrazioni che io ho fatto, intanto sono di una qualità, diciamo, per i più attenti, diciamo, non ottimale, ma perché l'ho fatta a casa. A casa, Giustamente. in periodo di quarantena che vuoi, ci siamo, diciamo, adattati. Però io mi Adattati. sono molto divertito, io mi sono divertito tantissimo. E oggi, come oggi, a distanza di 2 mesi, ritengo il libro di Grazia Calanna assolutamente al passo coi tempi. Perché se ci fai caso, parla di sentieri naturalistici che purtroppo in questo momento quasi ci sono vietati. Parla di teatri, parla del glorioso e magnifico teatro Massimo Bellini che in questo momento è chiuso come tanti teatri purtroppo e quindi l'attività teatrale è ferma. Parla di un senso di giustizia e mai giornata fu più indicata come oggi, il 23 maggio, che naturalmente ricorre l'anniversario della strage di Capaci. Ecco,
perché Figaro in fondo è un gatto che è assolutamente giusto e coerente, è incoraggiante anche nei riguardi di un antagonista che poi i più piccoli e i più grandi scopriranno essere un altro gatto di nome Nerone. Però siccome io sono chiacchierone, mi fermo, così se mi vuoi chiedere qualcosa io sono qui. E se no parlo. Sì, intanto chiedo a Grazia, allora come è stato Eugenio? Come è stato il risultato? Come è stato Eugenio? Ah, diciamolo, senza... Lo dico pubblicamente, scherzo. No, allora, dicevo questo ieri a Rita e Eugenio, perché sai che ci siamo fatte una bella chiacchierata notturna, e dicevo che io proprio ho preferito, ineccepibili le tue letture, ma ti preferisco tantissimo nei panni di Nerone. E mi riferisco alla terza lettura che non abbiamo ancora ascoltato, quindi mi auguro che qualcuno possa ascoltarla adesso, la trovo davvero divertente, e nel timbro della tua voce c'è veramente tutto il Nerone che volevo io, perché non è un Nerone cattivo, è semplicemente un Nerone insicuro, e poi non diciamo altro perché sennò appunto rischiamo di svelare il libro. Quindi Eugenio, io trovo davvero che abbia fatto un lavoro straordinario, anche perché ha utilizzato chiaramente le note del Barbiere, che si intonano perfettamente con il testo che ha scelto in assoluta libertà. Attenzione, è stato lui a scegliere i brani che ha letto, e di questo non posso che essere felicissima, anzi approfitto per ringraziarlo pubblicamente. Grazie a te. In effetti poi la cattiveria spesso e volentieri viene anche, deriva dall'insicurezza, no, di ognuno. C'è chi insomma questa insicurezza la dirige verso... Sì, è un modo sì, diventa cattivelli, però c'è una frase che mi piace ricordare. Lui dice: prendetelo e portatelo via, no? Perché teme questo antagonista sul palcoscenico. Però dice anche a questi birbantelli che lo portano via e non vi dico dove, dice di fare attenzione, di prenderlo con cura, con delicatezza, ed è qui che Eugenio è fantastico, perché davvero lo fa stare in piedi. Io vedo Nerone in quella sua voce, bellissimo, non so se gli altri converranno poi ascoltando, ma immagino di sì. Speriamo. Sì. Allora, Eugenio, invece a te chiedo, appunto, prima Grazia aveva accennato al fatto che tu hai scelto liberamente i brani da leggere, e come hai selezionato a questo punto questi brani? Qual è stato il criterio che ti ha portato a questa scelta? Ma intanto l'ho letto più di una volta, perché la prima volta l'ho letto insomma col piacere della lettura, e col piacere di scoprire qualcosa di nuovo, no? Mi sono approcciato cercando di capire qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, di leggere la storia di qualcuno. Questo qualcuno era Figaro, e devo dire che mi ha molto appassionato. Poi, credo che qualsiasi interprete onesto sappia dirigersi verso quello che magari è più nelle sue corde, piuttosto che, no, qualcosa che è troppo distante, anche se devo dire io amo cimentarmi anche in cose lontane da me, e infatti riflettevo proprio su questo quando Grazia mi propose di essere la voce di Figaro. Tanto ero contentissimo, però ho pensato proprio al discorso della versatilità, no? Cioè io, grazie a Dio, sono versatile, anche se è una caratteristica spesso sottovalutata degli attori, ma in realtà essere versatile ci consente di poter magari fare o essere qualcuno, scritto appunto dalla penna e creato dalla testa geniale di un autore o di un'autrice, ma essere anche qualcun altro. Ecco il fatto di cui parlava prima Grazia, cioè Figaro, ma anche Nerone. E un po' sono due facce di una stessa medaglia, sono due gatti che hanno il sogno di esibirsi sul palcoscenico, sono due gatti che in fondo hanno un pizzicarello di vanità, diciamolo pure, con la differenza che Figaro è un gatto, è davvero il factotum della città, è davvero colui che vuole essere d'aiuto anche agli altri, mentre Nerone no, Nerone è soltanto
un egoista. E allora io mi sono divertito perché, chiudo il cerchio, la versatilità mi aiuta a non rimanere vincolato spesso a diciamo quei personaggi sopra le righe o quei personaggi completamente pazzi che per un periodo della mia vita mi hanno affidato, poi hanno capito che insomma posso fare anche altro, grazie al cielo, e quindi mi posso divertire. E allora vediamo il terzo video, appunto una di queste due scelte, quindi sì, vediamolo e poi dopo lo commentiamo. Pensaci, tu non ci resti malissimo quando parli e nessuno ti ascolta? Io sì. Desideriamo tutti essere ascoltati, ma prima dobbiamo imparare ad ascoltare. Ricordarci di ascoltare, solo così potremmo comprenderci veramente. Nerone, confuso dall'insicurezza e dalla gelosia, la sera prima dello spettacolo, alla fine della prova generale, decide di farmi rapire da un gruppetto di gatti randagi appostati all'uscita del teatro. Ragazzi, attenti a non fargli del male. Dovete prenderlo con decisione, ma anche con delicatezza, e portarlo via, lontanissimo da Catania. Liberatelo quando saranno finite le repliche dello spettacolo. E così i birbantelli, a bordo di un topolino, decisero di portarmi alla grotta dei ladroni. Da Catania ci spostammo verso le pendici dell'Etna. L'ingresso della grotta si trova lungo la strada Mare Neve che da Fornazzo, piccola frazione della bellissima Milo, arriva fino a Randazzo. Salendo circa 600 metri dopo la grotta trovi uno svincolo e se lo imbocchi a sinistra arrivi dritto allo storico rifugio Citelli. Credimi, quella notte non avevo paura. La benda che mi avevano messo sugli occhi simpaticamente era scivolata e così potevo gustarmi il mio amato paesaggio che, illuminato dalla luce rischiarante della luna piena, sembrava d'argento. Arrivati tutto intorno, ecco ad attenderci una colata preistorica e un bosco di betulle etnee. Allora, questo era un altro frammento in cui si racconta appunto di questo rapimento. Eugenio. Sì, questo è un altro momento clou. Diciamo che tra gli spezzoni che ho letto, che ho interpretato, è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Se non altro finisce con queste betulle, no? Quindi con questa grande liricità. Io in effetti a Grazia la conosco proprio dal suo esordio lirico in poesia, poi insomma abbiamo avuto a che fare tante volte con delle rassegne che lei ha curato, meravigliose, come sulle o le fronde, non mi ricordo adesso il nome, ma comunque c'è un'anima poetica in Grazia, c'è sempre stata, e quindi forse anche questo ci avvicina, perché tu saprai, Rita, che anche io sono un amante della poesia, anche io amo profondamente Emily Dickinson, anche io sono un gattaro perché ho avuto tanti gatti in casa, ci sono delle affinità. Anche tu ami il nostro territorio, e quindi... Giusto? Anche io amo il nostro territorio martoriato, però certo, mi piacerebbe che fosse più valorizzato. Noi facciamo il nostro, e Grazia ha fatto un grande lavoro di riqualificazione. A un certo punto, anche nel libricino, che non so se avete fatto vedere, ma io ho piacere a mostrarlo. Ecco, grazie, mostriamolo. Mostrarlo così è anche più... Ecco che è accattivante, bellissimo. Ricordiamo le tavole di Giovanna Marchesi. Vedi, ti rubo il mestiere, Rita. E a un certo punto dicevo,
Dici, non lo so, mi sono perso, cosa stavo dicendo? Stavi dicendo... rivalutazione del paesaggio, l'attenzione anche al paesaggio. Ecco, perfetto. Dicevo anche questo, che Grazia fa un lavoro eccezionale, e a me è piaciuto proprio tanto questo gatto. No, di affinità, ecco, parlavo di affinità. Sì, no, allora voi dovete capire una cosa, però, che io non ho preso il caffè, quindi generalmente io lo prendo all'orario preciso, per paura di perdermi la diretta, anzi lo possiamo pure dire, mi è arrivato un messaggio in cui c'era scritto dove sei, quindi sono un attimo, io intanto scrivo, Eugenio, dove sei? Quindi le affinità sono assolutamente importanti, e con Grazia c'è stato questo, e torno a ripetere, quando mi ha chiesto questa collaborazione io ero contento, però più felice sono stato quando le ho inoltrato le note vocali, con le bozze in realtà erano, non erano ancora forse quelle definitive, e lei mi ha risposto immediatamente a caldo, molto commossa, e questa è la cosa più bella, secondo me. È bello quando facciamo qualcosa per gli altri, è bello quando davvero ci avviciniamo al prossimo. Ora, se tu mi dai l'opportunità, io saluto anche tutti gli allievi che purtroppo non ho potuto seguire quest'anno. Io ti volevo dire proprio che Eugenio Patanè, peraltro, è solito lavorare nelle scuole, e appunto quindi con i bambini ha anche una certa dimestichezza, porta avanti diversi progetti appunto anche nelle scuole, ed è delicato lavorare appunto con i più piccoli, cioè trovare quella chiave per poter comunicare effettivamente. Sì, e quindi li saluto tutti, perché insomma ho fatto sapere loro che sarei stato qui presente, e hai detto bene, ti ringrazio, questi progetti di lettura sono fondamentali oltre al teatro. Alle mie spalle, come puoi vedere, da bravissima persona vanitosissima, ho parte delle locandine dei miei lavori con la Compagnia Ionica, con altre associazioni, ma i bambini, devo dire, sono una fonte inesauribile di grande fatica, ma anche di grandissima soddisfazione, perché sono il nostro domani, non dimentichiamolo mai. E quando, torno sempre a ripetere, oggi che è il 23, ci sono? Sì, mi sentite? A un certo punto non capisco se ci sono oppure no. Ok, perché va via. Le famose idee di Giovanni Falcone, che continuano a camminare sulle nostre gambe, in realtà continuano a camminare anche sulle zampette di Figaro. Tutto torna, è tutto collegato, è tutto connesso. Quindi speriamo, insomma, di poter portare in giro Figaro, quindi di portarlo dal vivo. Speriamo, chissà, che io possa anche vestirmi dal gatto Figaro, se Grazia me lo consentirà, e chissà, magari andare in giro per le scuole. Speriamo. Così lanciamo questo progetto, gettiamo insomma le basi di un nuovo progetto. Grazia. E a te volevo chiedere appunto dei messaggi che ci sono nel libro. Abbiamo già parlato della conoscenza, di quanto sia importante quella frase, il sapere è un superpotere. Quali altri messaggi troviamo nel libro? Chiaramente, vabbè, non li sveliamo tutti, ma questo converrai con me, però un altro messaggio, e ti ringrazio sempre per le tue domande, un altro messaggio secondo me significativo, forte, importante, è quello che riguarda l'ascolto. Adesso non starò dicendo nulla di originale o di nuovo, però sicuramente una delle più grandi carenze è la nostra incapacità, la mia probabilmente molto accentuata, l'incapacità di ascoltare. Ma del resto, come dice Figaro, più ascoltiamo più saremo ascoltati, e questo ho avuto modo, lavorando molto con i bambini, di appurare che davvero è un problema. Il bambino non si sente più ascoltato, e quindi credo che in questo caso l'adulto
che potrebbe, e spero, speriamo, voglia leggere questo libro assieme al bambino, si renda conto di questa cosa. Ogni tanto dobbiamo davvero sconnetterci, gettare via tutto e dedicarci ai nostri bambini, bambini umani ma anche bambini pelosetti, attenzione, perché l'ascolto è fondamentale, è vitale, è nutrimento che non può mancare. Peraltro spesso pensiamo che i bambini non captino tante cose, in realtà poi ascoltano molto più di quanto noi possiamo pensare. Assolutamente. Ascoltano più degli adulti, sicuramente. Sono esemplari, sicuramente. Come si è detto, peraltro, lo diceva poc'anzi anche Eugenio, no? Lavorare con i bambini è fonte incessante di apprendimento per l'adulto, soltanto che dovremmo smetterlo di dire soltanto a parole, ma anche mettere in pratica. E, se non sono troppo invadente, io vorrei approfittare, visto che si è parlato del libro, grazie Eugenio per averlo mostrato, lo faccio nuovamente anch'io, se ci riesco. Sì. Vorrei... apriamo lo schermo così. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Ecco, io vorrei tanto ringraziare un mio amico che davvero lui mi ha dato prova di grande capacità di ascolto, perché è stato lui, si chiama Nino Federico, a ideare l'impianto grafico del libro e della copertina. Devo dire davvero che io sono molto meticolosa, per questo ci tenevo moltissimo a che fosse realizzato in un certo modo, e sono felicissima e vorrei ringraziare pubblicamente Nino Federico per l'impianto grafico del libro. Fabrizio Bernini invece, che è un amico, un poeta lombardo, che ha letto il libro, lui è un poeta ma è anche un insegnante, quindi è stato bellissimo che lui abbia apprezzato il libro, perché non le manda a dire mai, e ha scritto una bellissima nota introduttiva, una prefazione. Normalmente non c'è mai una prefazione in un libro per bambini, però io davvero che ci fosse la prefazione di un poeta, come dico sempre, capace di vedere oltre il visibile, oltre quello che ci abbiamo oggettivamente davanti, ma che è soltanto una parte di quello che andiamo realmente poi a vedere, di quello che esiste, per me è stata una grande gioia, una grande felicità. Questo. Alle tue spalle, peraltro, vediamo appunto il cartonato e il pupazzo del gatto Figaro. Sì, il pupazzo è un prototipo di pupazzo realizzato da uno storico dell'arte bravissimo, che è anche una mia amica, Laura Cavallaro, e ha fatto questa prova e quindi ho voluto esibirlo. Sembra un po' impiccato, ma non sapevo come metterlo. Ed è effettivamente molto molto bello. Per me è stato emozionante quando, arrivata a casa con questo pupazzo, i miei nipoti, Sveva e Marcello, immediatamente con una specie di piccolo coretto: zia, zia, c'è Figaro! Quindi è stato bellissimo il fatto che ci sia la riconoscibilità. Poi sono piccolini, uno ne ha tre, l'altro ha cinque, per me è stato davvero bello. Quindi chissà, come dice Eugenio, che si riesca a portarlo in giro, a farlo conoscere un po' a tutti gli altri bimbi. Quindi Eugenio, già insomma puoi vedere come vestirti. No, già lo so, già è tutto pronto. Cioè, okay, tu che mi conosci. Infatti, non avevo dubbi. È tutto pronto, quindi io spero soltanto che questa favola possa diventare ancora più reale, più realistica di quanto già non lo sia leggendo questo affascinante libro di Grazia. Grazie. Come l'ho detta bene. Benissimo, infatti sempre ieri nella nostra discussione con Grazia dicevamo quanto lei sia meticolosa e precisa, e io ho detto vabbè, giustamente non poteva che rivolgersi a Eugenio, perché conosco anche la tua precisione, la tua meticolosità, quindi insomma poi come dice un noto proverbio siculo, non si piglia con si rassomiglia, perciò giustamente non poteva chiamare te. Grazie. Nell'ultimo frammento che abbiamo visto, appunto,
parlavamo anche di questa, viene, dell'importanza del paesaggio, della natura e di come questa natura, anche in un momento così critico per Figaro, che comunque era stato rapito, diventi poi fonte di rassicurazione. Quindi lui a un certo punto non vive questo rapimento con paura, ma anzi, diciamo, si perde nel paesaggio ad ammirare, insomma, questa natura. Sì, esattamente. Il merito certamente anche della luna, una luna piena che rischiara un po' tutto, rischiara questo tragitto fino al bosco di Betulle che abbiamo citato poc'anzi, e lui davvero, come dici, si perde, perché si sente accolto, si sente a casa comunque. Per quello dicevo, e mi ricollego alla parte iniziale, la riconoscibilità dei luoghi è fondamentale. E io vorrei, in questa occasione l'ho fatto sul libro, lo vorrei fare anche in diretta, vorrei ringraziare molto un mio caro amico, Sebastiano, i suoi due cani Emily e Godzilla, che mi hanno portato un po' in giro alla scoperta di molto del nostro territorio, perché tante cose non le conoscevo, sono sincera, ed è bellissimo che ognuno di noi possa farsi accompagnare, come spero possa essere bellissimo che i bambini decidano di farsi accompagnare insieme appunto ai genitori o anche agli zii o a qualche amico un po' più adulto alla scoperta di queste grotte, di questi rifugi, di questi luoghi incantevoli, incantevoli davvero. Eugenio, prima di lasciarci, un ultimo commento, insomma, su questo lavoro, e poi diciamo, anche se ci sono già in cantiere altri lavori, insomma, quali sono i programmi per l'estate, insomma, e per l'autunno. Ma allora, guarda, ti rispondo al contrario, lasciamo sì. Per ultimo un commento sul gatto Figaro e quindi sui saluti per Grazia. Siamo tutti fermi, pochi giorni fa ho avuto una riunione in sede di compagnia, stiamo cercando di capire cosa eventualmente poter fare, come, insomma, siamo anche noi, navighiamo a vista. Speriamo soltanto di poter ritornare presto, perché ci manca il nostro pubblico, ci manca il contatto. Però diciamo che per il momento è tutto molto in stand by. Io sicuramente a ottobre dovrò fare un'esperienza, una masterclass con un grande regista europeo, però non dico niente per scaramanzia, sai come si dice, infatti, no? Però posso dirti che insomma stiamo aspettando, siamo fiduciosi, siamo attivi, io ho letto moltissimo, stiamo leggendo tanto, tanti testi, stiamo elaborando qualcosa che possa essere messo in scena. Per quanto riguarda invece il gatto Figaro, sono contento, insomma, che finalmente abbiamo cominciato, almeno io ho cominciato a seguirlo, e ti ringrazio ancora una volta. Grazie perché ha voluto coinvolgermi, e perché è bello, è sempre bello, ora al di là del discorso, diciamo, di amicizia, di stima reciproca, è proprio bello sentirsi chiamati, considerati. Insomma, noi attori non aspettiamo altro, aspettiamo o che il telefono squilli o che arrivi una mail, un progetto, perché è proprio il nostro compito quello di dare la vita a storie pensate e scritte da altri, anche per noi, e quindi noi cerchiamo di restituire questo. Solo in questo modo noi ci sentiamo vivi, ci sentiamo utili, ci sentiamo un po' Figaro, siamo tutti un po' Figaro, ecco. E in chiusura volevo chiederti proprio questo: cosa c'è di in te di Figaro? Ma allora, intanto ci sono gli occhi cerulei, partiamo da lì. Poi c'è sicuramente un grande amore per la musica, no? La musica sappiamo benissimo essere la regina di tutte le arti. E c'è questo teatro Massimo Pellini che io ho frequentato sin da quando ero piccino, grazie a mamma mia che mi portava. Mamma mia insegnava musica, quindi ha educato me e mia sorella proprio al valore universale che può avere la musica, non soltanto in termini di ascolto, ma proprio in termini davvero di qualcosa che può unire.
E poi c'è il disegno. Io ho una grandissima invidia per la Marchesi, perché purtroppo io non so disegnare, non so, ogni tanto dipingo qualcosina, però lo faccio così più per rilassarmi. E di Figaro in me c'è forse la volontà di vedere un mondo diverso, di una rinascita anche di giustizia, una rinascita del talento. Purtroppo viviamo in un contesto, in un momento storico dove il talento non viene spesso messo in risalto, e questo è un grave, è un pericolo, secondo me, è un pericolo, perché l'arte necessita di più talenti, e quindi Figaro ci insegna che con l'esercizio, ecco, l'esercizio ci rende migliori. E quindi speriamo che sia davvero così. Bene, io ringrazio Eugenio Patanè per essere stato con noi, e speriamo, insomma, di vederci presto di presenza dal vivo. Grazie Eugenio. Ciao, grazie a te Rita. Ciao. Ciao. Grazie. A te in chiusura chiedo, appunto, tu prima avevi accennato al fatto che Fabrizio Bernini avesse fatto questa prefazione, che è un poeta, cioè che tu proprio avessi scelto appositamente, ci tenevi, insomma, fosse un poeta a scrivere questa prefazione. E nella tua vita sappiamo che la poesia ha un ruolo importante. E come si colloca in questo quadro, appunto, la poesia? Sì, me l'hanno chiesto in tanti, perché i genitori di Figaro in realtà sono appassionati di filosofia e di musica lirica. Molti mi hanno chiesto: ma come mai non sono appassionati di poesia e di musica lirica? Questo perché, molto semplicisticamente, io credo che la poesia sia la vita, la poesia è la vita, coincide con la vita, quindi la poesia sta assolutamente ovunque stiamo noi, ovunque sta la vita. E quindi tra le righe spero che questo messaggio, tra virgolette, poetico possa giungere ai piccini, perché un altro dei messaggi per me fondamentali è che si possa rispettare, per quello la scelta di un gattino, di tanti animaletti, no, che popolano questo libro. Dicevo, il messaggio fondamentale spero possa essere quello di arrivare alla consapevolezza che forse un passo in avanti possiamo e dobbiamo farlo, imparando a rispettare la vita in ogni sua forma, in ogni sua espressione. E credo che in questo caso davvero possa parlarsi di poesia, anche se non c'è in maniera dichiarata, anche se non la ritroviamo in versi dentro al libro. E progetti futuri legati appunto alla poesia? Progetti futuri, sto lavorando al mio secondo libro di poesia, che si intitolerà Dentro la bocca del bosco, però anche lì sono veramente molto lenta, molto tentennante, e alla fine chissà che davvero si riesca a pubblicarlo, non lo so. Frattanto però sono felice di collaborare, di lavorare insieme a tantissimi amici splendidi che si occupano di poesia in maniera magistrale e che animano le pagine dell'Estroverso, che ti ringrazio di aver citato all'inizio in apertura. Quindi in questo senso diciamo che il cammino con la poesia è sempre in itinere, è sempre in divenire, è sempre una scoperta da fare minutamente, come del resto anche la vita. E in chiusura diciamo anche quali sono i prossimi progetti legati invece al Gatto Figaro. Guarda, trascorso questo momento di quarantena, sicuramente la prima cosa da fare sarà presentare il libro a casa propria, quindi a Zafferana sicuramente, e dopo rinnoveremo il nostro appuntamento, che è rimasto sospeso, alla Feltrinelli di Catania, per la presentazione con la nostra, come dire, adesso superlativa, mi sembra anche riduttivo, comunque sia, con la nostra Silvana Grasso,
che ha letto il libro, che l'ha apprezzato e che con la gentilezza che conosciamo e che la contraddistingue si era offerta gentilmente di presentarlo. E poi, come tutti sappiamo, abbiamo dovuto sospendere, ma l'augurio è proprio questo. Quindi i prossimi appuntamenti più imminenti saranno Zafferana Catania e poi, immediatamente dopo, Siracusa con l'UNICEF. Davvero in chiusura, grazie. Tu hai fatto hai avuto modo di fare la prima presentazione. Sì. Però come hanno reagito i bambini? E dai feedback che poi hai avuto, perché so che insomma sono stati molti genitori che ti hanno mandato proprio dei messaggi, delle foto, ecco, qual è stata la risposta dal pubblico dei bambini e nella tua vita, ecco, come mai hai deciso di passare a un certo punto dalla poesia, che comunque è un genere molto complicato e più accessibile forse a un pubblico più adulto, a una favola per bambini? Guarda, in realtà di favole per bambini dentro i cassetti ne ho diverse. Il mio problema fondamentale è la paura che ho dai bambini, perché insomma, fare i conti con loro è sempre molto difficile, per quello ci ho impiegato 6 anni a tirarlo fuori dal cassetto. Non l'ho preferito alla poesia, diciamo che vanno un po' di pari passo. Mi sono presa di coraggio, ho detto va bene, dai, con l'approvazione di qualche amico paziente che mi ha confortato, soprattutto con l'approvazione, dicevamo, dell'editore e di chi ha scritto la prefazione, mi sono un po' sentita più sicura, più forte, ho deciso di darlo alle stampe, Figaro. Però la passione per i racconti per bambini in fondo c'è sempre stata, mi accompagna da sempre. Per quanto riguarda il loro entusiasmo, devo dire che è un po', come dire, il carburante, no? Che mi spinge ad andare avanti e mi lascia sperare, come per il resto lo speriamo tutti, no? Che si possa presto ritornare al contatto visivo, al contatto umano, alla presenza, alla possibilità di una presenza. Certamente la tecnologia adesso ci sta permettendo questo, e di questo ti ringrazio molto per l'invito al tuo bellissimo programma, ringrazio te e Salvo, il regista, però certamente incontrarsi di presenza anche per regalarti una copia di Figaro, speriamo possa accadere. Infatti non vedo l'ora di averlo appunto in mano, e proprio ieri parlavamo dell'importanza poi del fatto che sì, oggi come oggi la tecnologia, il digitale si è diffuso anche nei libri, gli ebook, insomma sappiamo, sì. Però il cartaceo, la carta, toccare un libro, averlo tra le mani, l'abbiamo visto anche nelle foto appunto che passavano, vedevamo questi bimbi che proprio aprivano, sfogliavano il libro, è tutt'altra cosa, è importante poi alla fine il profumo dei libri e toccare i libri. Sicuramente. Grazie. A Grazia Calanna e a Giovanna Marchese, Eugenio Patanè, Alfio Grasso per essere stati con noi e grazie all'autrice che speriamo appunto di ritrovare presto di presenza. A voi ancora grazie e agli ascoltatori chiaramente. Buonasera. Ciao. E adesso il nostro ultimo ospite di oggi, l'avevamo accennato all'inizio, dico ultimo ospite perché purtroppo le interviste a Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Siciliani, a Giovanni Russo, presidente dell'Associazione Ferrovie Siciliane, e Roberto Di Maria del blog Palermo in Progress, non possiamo farle per problemi di connessione. Oggi ci sono, sono oggi particolarmente accentuati. E invece allora andiamo subito a collegarci con Daniele Marino, l'avevamo accennato all'inizio. Daniele Marino, intanto chiedo alla regia appunto di contattarlo. Daniele Marino, l'avevamo accennato all'inizio, conosciamo bene il caso della famiglia
Marino, che dall'anno scorso porta avanti questa battaglia soprattutto mediatica per il riconoscimento dei diritti della figlia, nata con una malattia congenita che l'ha portata ad avere un solo rene. E Daniele Marino e Magda Coco portano avanti questa battaglia perché affinché insomma la figlia possa vedere riconosciuta l'invalidità civile. Del resto la bambina effettivamente ha bisogno mensilmente di diverse cure, di un'alimentazione particolare. E quindi insomma loro portano avanti questa battaglia perché purtroppo insomma l'invalidità non viene riconosciuta. Buonasera Daniele Marino. Buonasera a te Rita, come stai? Molto bene. Daniele, abbiamo un po' riassunto ancora una volta il caso di tua figlia. Noi ti avevamo ritrovato nelle scorse settimane, in quel caso l'argomento era un altro, però avevamo accennato anche al discorso che riguarda tua figlia, quindi il non riconoscimento dell'invalidità civile. La scorsa settimana, dal 14 maggio, se non erro, tu hai deciso di iniziare una protesta silenziosa, uno sciopero della fame e della sete perché insomma per far sentire la voce di tua figlia attraverso questa protesta. Intanto diciamo se questo sciopero sta andando avanti, in che modalità e perché soprattutto hai deciso di intraprendere un'azione così drastica. Allora, diciamo che la mia battaglia continua ancora e non si fermerà, questo è, diciamo, è scontato, per aver riconosciuti i propri diritti sia di mia figlia che, come sempre noi abbiamo ribadito per tutti i bambini, scusi. Non si preoccupi. È diciamo una battaglia che noi stiamo portando avanti dall'inizio del mancato riconoscimento dei diritti di mia figlia, e che non solo dei diritti di mia figlia, ma anche di tutti i bambini che non gli vengono riconosciuti i propri diritti. Io ho intrapreso, dopo diciamo noi come ci siamo già aggiornati in precedenza dell'ultima PEC ricevuta dall'INPS, io ho voluto fare, ho intrapreso una protesta pacifica. Purtroppo con il Covid-19 non ho potuto fare altro, se non beccavo qualche denuncia, e ho deciso di fare settimana scorsa, intraprendere lo sciopero della fame e della sete. Diciamo che ancora questo sciopero va avanti, diciamo però adesso è molto, molto più lieve. Diciamo allentato, diciamo proprio il 100% dello sciopero, almeno mi bevo un pochettino d'acqua, bevo, mangio qualcosa, perché diciamo che in una settimana, come potete ben vedere, purtroppo ho perso tanti chili e non fa bene per il momento, dato che devo diciamo sostenere la mia famiglia. Io continuerò sempre e comunque questa battaglia, sempre a livello pacifico, lo voglio sottolineare. Non sono un tipo che minaccio, non sono un tipo che fa cose stratosferiche, tutto a protesta pacifica. Io avevo intenzione di andarmi a incatenare o a Catania, e se era anche necessario andarmene a Roma, perché è inaudito che tu dopo 180 giorni ancora non mi dai nessuna risposta. Diciamo che ieri ho appreso la notizia che a Catania ci sono stati 6 arresti di medici che
davano falsa invalidità in legge 104. E in questo è ancora di più... di ieri appunto questa notizia. E infatti ancora di più io vado avanti nella mia battaglia, nella nostra battaglia che stiamo portando avanti. Io credo nelle autorità che fanno un ottimo lavoro. Infatti abbiamo i risultati che fanno un ottimo lavoro e io li voglio ringraziare in merito. Diciamo che ancora attendiamo che Roma mandi il suo giudizio. Io da lì poi prenderò altri provvedimenti, se il giudizio ovviamente sarà, speriamo di no, stavolta sarà negativo. Quindi, signor Marino, dal 5 novembre scorso sostanzialmente non si sono avute, insomma, delle evoluzioni in questa vicenda. E questo poi è la sintesi del quadro. Voi appunto, assolutamente no, nonostante i vostri solleciti. Voi, lei appunto sta portando adesso avanti questa protesta, quindi se ho ben capito in forma, possiamo dire, ridotta. Insomma, la prima settimana era un digiuno totale, adesso ha integrato qualcosa. Se ancora, come pensa, non arriverà nessuna risposta, lei continuerà questa protesta come aveva pensato di fare oppure no? Sì. C'è un po' di ritardo nel... Allora, se continuerà ancora, perché fino ad oggi non c'è nessuna notizia, se continuerà ad esserci, diciamo che non avere nessuna notizia, sì. Se noi non abbiamo nessuna notizia, io continuerò con la mia battaglia pacifica. Come le dicevo, mi vado a incatenare o a Catania davanti all'Ips o direttamente a Roma, alla sede centrale. Quindi sto aspettiamo questa loro risposta in merito. Quindi speriamo, insomma, di non dover ricorrere a queste misure ancora più drastiche. Ecco. E in chiusura, insomma, le chiediamo, lei sta bene? Sua figlia sta bene? Allora, sì, mia figlia, ringrazio Dio, sta bene. Gaia, diciamo che sta bene, ovviamente lei sta eseguendo una dieta molto, diciamo, molto ridotta rispetto. Io per mia figlia farò questo e altro, continuerò la mia battaglia e voglio ricordare oggi, ricorre il 28° anniversario di una cosa della nostra storia siciliana bruttissima, una pagina di storia brutta, la morte, la strage di Capaci, cioè la morte del giudice Falcone. Io più tardi affliggerò fuori un lenzuolo bianco in memoria sua e dare un piccolo significato, far capire alle altre famiglie la solidarietà che Daniele, la moglie e la bambina ha nei confronti degli altri bambini. Voglio prendere questo, diciamo, questo spunto del 28° anniversario della strage di Capaci su questa mia piccola iniziativa in merito. Bene, signor Marino, allora con l'azione, ecco, che a breve ricorderà appunto questo giorno, come diceva bene, a 28 anni dalla strage di Capaci, io direi, insomma, di chiudere il nostro collegamento. Noi prima abbiamo avuto in collegamento il sindaco di Zafferana Etnea, a cui abbiamo fatto presente, ecco, il vostro
La vostra richiesta d'aiuto, insomma, che più volte avete fatto appello anche alle istituzioni. Ma direi che al di là delle polemiche oggi è bene lasciarci invece con ricordo appunto cui accennava prima. Quindi, come al solito, il nostro sostegno per insomma, la lotta da lei portata avanti, speriamo di sentirci nelle prossime settimane e che insomma, finalmente giunga qualche risultato. Speriamo, io vi ringrazio vivamente sempre della voce che date, non solo a me, che io sono un portavoce di mia figlia, ma date solamente voce a mia figlia Gaia. Grazie. A lei e, come appunto diceva, ad altri bambini che sono nella stessa situazione. Assolutamente. Grazie a Daniele Marino. Grazie a lei. Buonasera. Grazie, buonasera. Bene, allora siamo al termine di questa puntata, oggi funestata purtroppo da diversi problemi di connessione e ritroveremo appunto la prossima settimana, come ho detto, Giosuè Malaponti, Giovanni Russo e Roberto Di Maria, con loro si parlerà ancora una volta di trasporti pubblici e io ringrazio invece gli ospiti che sono stati con noi in videocollegamento, ringrazio Salvo Faro che è stato appunto alla regia e fornisce sempre assistenza tecnica durante sia prima che dopo la puntata, e Giuseppe Di Cause che per 01 TV. Grazie e buon fine settimana.